La seconda notte desiderai di cambiare il suo amore ed improvviso mi sentii libera. Ricordo che per me fu un'esperienza nuova e bellissima. Già, fu una cosa meravigliosa. Devo dire che fino a quel momento con gli uomini avevo avuto un rapporto particolare. Insomma, mi ero sempre sentita inferiore. Lo so che può sembrare strano, visto che di uomini ne avevo avuti molti. Tuttavia non ero mai riuscita a provare nulla, nonostante avessi avuto 4 bambini. In un certo senso, con gli uomini mi ero sempre sentita bloccata. Comunque la cosa importante era fare attenzione con Ulla, visto che veniva a casa mia tutti i giorni. Non volevamo ferirla. Lilly mi disse di non sentirsi bene, anche se spesso, come tutti, al suono delle sirene, doveva correre nel rifugio antiaereo. Lilly aveva appena subito un intervento chirurgico, si sentiva molto debole e sarebbe stato assai utile se Felice si fosse trasferita in casa sua per aiutarla. Io stessa dissi a Felice che sarebbe stata più al sicuro a casa di Lilly, insomma, che sarebbe stato meglio così. Das war klar, nicht? Und sie wollte es auch. Perché lo pensava? Lilly aveva la fama di condividere simpatie naziste e nessuno avrebbe mai sospettato che potesse dare asilo a un'ebrea. Così Felice traslocò da Lilly. Una volta che si è iniziato a mentire e quando si vive sotto falso nome, tutto sembra artificiale. Insomma, le sensazioni cambiano e non ti senti nemmeno più te stessa. Anche Felice provò queste sensazioni, perché sebbene avesse incontrato qualcuno che le piaceva molto, lei doveva continuare a mentire in ogni caso. Non poteva rivelare la sua identità. In un certo senso era obbligata a farlo. Era la situazione che lo richiedeva per la sua salvezza. È felice mente di continuo a Lilly. Non può certo confessarle chi è in realtà e nemmeno che il suo vero nome è Felice Schragenheim ed è figlia di un ebreo tedesco piuttosto benestante. Non le può dire di avere una sorella, Irene, maggiore di lei di 2 anni, e nemmeno le racconta della mamma, morta tragicamente in un incidente automobilistico quando Felice aveva 8 anni. Il padre si era risposato 2 anni dopo. Poi, nel 1933, l'avvento del nazismo. Nel 1934, il dottor Schragenheim rimane senza lavoro e l'anno successivo muore per un collasso. Nel 1938 tutte le scuole pubbliche tedesche non devono più accogliere alunni ebrei. Felice è costretta ad abbandonare gli studi. Ha solo 16 anni e anche se è la più brava della classe, non può conseguire il diploma. Il giorno in cui lascia la scuola, trafuga un libro dalla biblioteca, rubato il 2 novembre 1938, così annota insolente nel suo diario. Sempre nel 1938, Irene parte per l'Inghilterra. Felice decide di restare. Non si rende conto che in breve tempo sarà troppo tardi per tentare di espatriare e che rimarrà intrappolata a Berlino. Le due sorelle scattano insieme le ultime fotografie, poi Irene parte. In Inghilterra, Irene incontra Fritz Kahn, un altro ebreo tedesco espatriato, con il quale si sposa. Nel frattempo, Felice, rimasta sola a Berlino, tenta di sopravvivere. Nel novembre del 1942 incontra Lilly e di fatto nel 1943 affida la propria vita nelle sue mani. Ecco, queste qui sono le prime fotografie che abbiamo fatto insieme. Io ho fotografato lei e lei ha fotografato me. Qui ho i capelli alla Zara Leander, ma a Felice ricordo che proprio non piacevano e così mi fece cambiare pettinatura. Lei detestava Zara Leander. Purtroppo non è venuta molto bene in questa fotografia, non ho saputo fare di meglio. Mentre invece questa mia è carina, sono venuta bene. Wir haben dann
Anche gli ebrei imboscati avevano voglia di divertirsi ogni tanto. Così tutti insieme ci recavamo a casa di Lilly. Lei non sospettava nulla e noi potevamo ballare e spassarcela per allentare un po' la tensione di quel periodo. Jawohl! Mein ganzes Glück ist Liebe. Jawohl! Ich kann nun mal nicht anders, ich muss nun mal so sein. Ben presto la loro divenne una storia d'amore molto intensa, ma Lilly ancora non sapeva che Felice fosse ebrea. Oh nein! Die sollte es gar nicht geben, oh nein! Quando la notte rimanevo da loro, dormivo su un divano in soggiorno. Una volta mi sono svegliato e ricordo di aver sentito dei rumori inequivocabili provenire dalla camera vicino. Così pensai che fosse tornato il marito di Lilly. Nessuno mi aveva detto cosa stesse succedendo. Insomma, io non sapevo che Felice fosse omosessuale e che avesse sedotto Lilly. In quel momento non potevo immaginare che si trattasse di una relazione intensa e permanente con un coinvolgimento così profondo. E dato che il marito di Lilly se n'era andato, all'inizio pensai che fosse solo una cosa superficiale. Some necessity. Jawohl. Mein ganzes Glück ist Liebe, jawohl. Ich kann. Felice adorava i miei bambini. Fra loro c'era un rapporto bellissimo. Era meraviglioso quando arrivava a casa. Le correvano tutti incontro gridando: Felice, zia Felice! E io con loro.